direzione del BIPA, sono un lavoratore del BIPA. Lo so, la direzione del BIPA è complicata, come sai, il governo sta cercando, ha fatto il decreto. Cos'è incluso nel decreto? Ha incluso me lavoratore, ha incluso me cittadino nel decreto? Ha incluso interventi per cercare di far ripartire la produzione, salvaguardare l'ambiente e far ripartire la produzione. Onorevole, la produzione è un ferro vecchio. È una cosa di secondaria importanza, non dovrebbe prima la nostra salute, di cittadini e di lavoratori. Ho detto due cose, ho detto la produzione e salvaguardia dell'ambiente e della salute. Nell'ultimo decreto c'è la impunibilità dei commissari che stanno amministrando la situazione e c'è la garanzia per le banche di rientrare in possesso dei loro crediti. Gli impianti mentre lavorano ci cadono addosso. Ci abbiamo un reparto su 292 lavoratori, il 41% ha noduli alla tiroide di una malattia. Conosco bene la situazione di Taranto, ci sono stato quando ero responsabile. Ma se lei pensa che l'ultimo decreto che ha fatto i colleghi. No, non ha incontrato i sindacati. No, ho incontrato anche i suoi colleghi, ho incontrato i sindacati, ma ho incontrato anche i suoi colleghi. Più di una volta. Un contraddittorio lo possiamo dare noi di qual è la situazione dentro la fabbrica. No, certo, sicuro, non penso che di saperne più di voi, per carità, però ho seguito. I problemi, come sapete, sono molto complicati. Ma lei ha idea di quanto ci vuole per mettere a posto la fabbrica? Si rientra nelle spese poi una volta che si investono tutti questi soldi? Guardi, il governo è intervenuto non solo con delle risorse, ma anche con... Sette volte intervenuto il governo senza risolvere il problema. Sette decreti salva Ilva sono un fallimento per noi, che siamo fuori. Cioè, dopo sette decreti, cittadini e lavoratori sono fuori, sono dentro le banche commissarie. Come fate a ritenerle una cosa... Ma non è che qualcuno pensa che si sono risolti i problemi? Perché non interviamo nelle bonifiche allora e salviamo i lavoratori? Cioè, se ci sono soldi da investire, non si devono investire nel togliere il cancro? Bisogna fare tutte e due, bisogna intervenire sulla salute, sugli effetti ambientali. Sulla salute non è, allora, dopo tre anni sulla bisogna salute non è interrotto nessuno. Bisogna rilanciare la produzione, perché quando parlo con tanti suoi colleghi hanno ovviamente... E come si rilancia la produzione? Con sacrificando le vite dei cittadini e lavoratori? Ma, scusi, perché lei doveva far dire cose contraddittorie? Io le ho premesso che gli obiettivi sono due, non uno. Gli obiettivi sono la salute e... No, la salute non è un obiettivo del governo. Per quanto mi riguarda, lo è. Non è arrivato niente per la salute. Le risulta o non le risulta? Mi risulta che è in atto una ristrutturazione. Una presa per i fondi. Mi scusi, dopo sette decreti ancora non si è risolto il problema, è un fallimento. Un fallimento. Penso che il problema è molto difficile. La copertura di pacchi, quanto costa? Non siamo arrivati alla soluzione. Ci sono 700.000 metri quadri di pacchi minerali. Lo so, ma li ho visti, li conosco. Ho capito. Ci sono stati interventi. Non verranno applicate quella parte di AIA da parte dell'azienda. L'AIA, come sapete, ha avuto un processo di valutazione molto serio a vari livelli. Beh, non è vero, perché man mano che l'azienda non aveva i soldi per attuare le prescrizioni, sono stati fatti dei decreti per... Parliamo del 26 luglio 2012, ad oggi sono passati 5 anni, siamo solo peggiorati. È una fabbrica che sta dicendo che non garantisce neanche l'attuale livello occupazionale, ma ci saranno esuberi. In cosa volete investire? In un ferro vecchio? Come si recuperano i soldi? Come lei sa, c'è una ristrutturazione, ci sono investimenti... No, non c'è niente, io vengo di là dentro... Ma non ci sarà ancora, però c'è un programma per far... Ho capito, i problemi sono complicati, come sapete c'è stato un processo, c'è un intervento della magistratura... Faccio il governo, intervengo a gamba tesa, non faccio sette decreti. A parte i governi purtroppo sono stati tre. Riva è stata due anni nel New Jersey con un mandato di cattura internazionale. I soldi sono stati sequestrati intanto e mi pare che non è un fatto da poco, neanche scontato. Sono stati sequestrati dalla magistratura di Taranto e dissequestrati dal governo a suo tempo. Sì, ma per essere utilizzati adesso vengono... Quando Riva se li stava portando via, la magistratura li ha sequestrati e il governo con un decreto li ha dissequestrati. Ma stiamo scherzando. Questa vicenda è passata tre governi purtroppo. Tutti non eletti dal popolo. Tutti nominati. Purtroppo la maggioranza... È lui di che stiamo parlando, non ce ne siamo scelti noi i nostri rappresentanti. Queste sono le situazioni. Ho capito, purtroppo non è uscito nessun governo dalle urne. Questo è un dato che nessuno assicura, mi avrebbe fatto piacere che ci fosse stato. Facciamo una cosa, passi. Facciamo.